Allora ragazzi, sono qui per parlare della polemica che c'è stata ieri sera tra Adani e Allegri. Se scrivete Adani e Allegri, polemica, vi esce fuori il video. Vi consiglio di andarvelo a vedere perché si tratta di un dilemma, diciamo, epico del calcio tra la tattica, la tecnica, l'allenatore motivazionale, il gestore, tutte cose. Praticamente qual è il concetto di base? Che si pongono a confronto le filosofie tattiche integraliste di alcuni allenatori, quali per esempio Sarri, Guardiola, vogliamo metterci anche Zeman di mezzo, contro gli allenatori che dall'altro lato tendono a individuare nella tattica un elemento per favorire l'espressione tecnica dei calciatori che hanno in rosa. Qui ci sono gli allenatori, diciamo, gestori motivazionali che meno integralisti dal punto di vista tattico. Oggi ci possiamo mettere Allegri, perché a questo punto c'era Allegri, ma io ci metterei anche Mourinho, che mi sembra proprio il perfetto esemplare. Adesso qual è il discorso? Serve un integralismo tattico? Allora, sicuramente l'integralismo tattico aiuta per sopperire le carenze di tecnica, di qualità fisica, di velocità mentale che una squadra può avere. E in questo caso il Napoli sicuramente ha ridotto il gap con la Juventus, l'ha azzerato praticamente grazie ai dogmi tattici di Sarri. Evidentemente qui anche i calciatori sono stati bravi a recepirli, quindi ad affidarsi veramente alla cieca a questo allenatore che, diciamocela tutta, prima del Napoli non è che avesse dimostrato chissà quante cose ad altissimo livello. Quindi i calciatori hanno fatto anche un atto di fede. Questo spesso per esempio con Zeman non è avvenuto. Zeman ha lavorato sempre molto bene con i calciatori giovani, perché i calciatori giovani, in base anche all'esperienza di Zeman, si rendevano conto che con lui potevano crescere e anche migliorarsi a livello tecnico, farsi notare e quindi di avere un'ottima carriera. Quindi con i calciatori giovani ha lavorato bene, quando ha dovuto lavorare con calciatori strutturati moralmente, psicologicamente, calcisticamente, ha fallito miseramente, ad esempio qui a Roma. Dall'altro lato invece Allegri ha lavorato bene con la Juventus, con calciatori che comunque sono veramente ragazzi, calciatori con esperienza, hanno un vissuto. Adesso Sarri a Torino farebbe bene? Io non lo so, perché ragazzi, se i calciatori non accettano i dogmi di Sarri, dicono ma noi non ci frega niente di imparare il tuo modo di giocare, noi siamo molto forti e comunque con un'organizzazione di base minima riusciamo a portare a casa i campionati e arrivare in finale di Champions, perché mi devo stare a stressare ad imparare i tuoi meccanismi, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro? Questo non lo so. Se poi tu chiami Pep Guardiola e vai a Torino col pedigree di aver vinto tutto quanto, forse ti stanno più a ascoltare che a Sarri che viene dal Napoli. Adesso mettiamo caso, adesso Sarri vince lo scudetto, va al Paris Saint Germain. Secondo voi Neymar si metterà a disposizione per imparare i movimenti di Sarri? Cavani lo farà? I difensori del Thiago Silva, Marquinhos si metteranno a disposizione per imparare un anno, perché ci vogliono almeno 3, 4, 5, 6 mesi, i meccanismi di Sarri? Andranno al ritiro in montagna ad imparare i meccanismi di Sarri? Io sinceramente questo non lo so ragazzi, probabilmente il calcio di un allenatore come Sarri è più bello a vedersi, è un calcio che, diciamoci la verità, ci piace di più, perché ci dà l'idea che con le idee si può sopperire anche ad altre carenze che uno ha, no? Però dall'altro lato mi rendo pure conto che con poco tempo per spiegare i propri concetti, con i calciatori che vanno e vengono, quindi con un grande ricambio di calciatori, perché il Napoli non ha cambiato nessuno, squadre come il Paris Saint Germain è in porto de mare, serve un allenatore che ha un carisma, una capacità tattica di base che va ad esaltare le caratteristiche dei calciatori in campo. Quindi dal suo punto di vista, secondo me questa era la polemica di Allegri con Adani. Lui si è alterato molto perché ovviamente c'è questo conflitto. Fatemi sapere voi ragazzi che cosa ne pensate, perché l'argomento è molto molto interessante. Questo è il mio pensiero, secondo me è una via di mezzo, può servire uno, può servire l'altro. Per le grandi squadre l'integralismo tattico secondo me non ha mai funzionato troppo, ma comunque alcuni concetti di base l'allenatore di dare. Ieri sera ragazzi la Juve ha giocato veramente troppo male, messa male in campo, ma anche il mercato estivo è stato sbagliato, perché se prendi Douglas Costa devi prendere un esterno alto a sinistra, oppure mettere Douglas Costa a sinistra, alzare Quadrato, perché ci devono essere dei concetti comunque sono solidi. Fatemi sapere che cosa pensate ragazzi, vi invito a mettere un bel like se vi è piaciuto, un dislike se vi non vi è piaciuto, e il visualizzatore occasionale, vi ricordo che si sente proprio male, vi è un corpo, muore adesso, quindi iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti quanti.